Benvenuti dalla parte dei cittadini. Vediamo le notizie di oggi. Confermo la notizia centrale, lo sportello del consumatore è sempre aperto a Foggia, come possiamo vedere in questo cartello, tutti i martedì e i mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. E quindi vi aspettiamo per ogni esigenza. C'è anche un numero in sovraimpressione 0881 568656, questo per le urgenze e per i fuori orari, cioè se avete bisogno di noi al di fuori di quegli orari che avete letto nel cartello. E cominciamo con le notizie di questa settimana. Povertà educativa. Ebbene, inizia l'anno accademico e l'Italia si conferma fanalino di coda in Europa per istruzione universitaria. Infatti, solo il 30,6% dei giovani è laureato in Italia, confermando povertà e disuguaglianze, un dato che relega l'Italia al terzultimo posto in Unione Europea, seguita solo da Ungheria che ha il 29% e Romania col 22%. La distanza dalla media UE, che è di 43%, resta altissima. Come evidenziato da Open Polis, esiste una stretta correlazione tra il livello di istruzione dei genitori e le prospettive educative economiche dei figli, nel senso che i figli dei genitori dotati di laurea e di professione e di stato sociale ed economico adeguato hanno più probabilità statistiche di prendersi la laurea. E vediamo. Parliamo di industria audiovisiva. L'industria audiovisiva italiana vale oltre 12 miliardi di euro e crescono del 3,5% gli occupati, quindi 120.900 eccetera persone coinvolte nelle attività dell'audiovisivo. Con i ricavi dell'ultimo anno, che registrano infatti una crescita del 20% rispetto all'anno precedente, la televisione resta ancora oggi il primo mezzo audiovisivo con 8,2 miliardi di ricavi che corrispondono al 71% del totale, mentre le piattaforme online raggiungono i 2,8 miliardi, cioè il 24%, notevole vantaggio della televisione. La restante quota, quindi 71 più 24 fanno 95, un 5%, proviene dalle sale cinematografiche, in forte recupero rispetto agli anni delle pandemie, ma notevolmente arretrate rispetto a televisione ed audiovisivi. E invece parliamo di povertà alimentare. In Italia aumenta la povertà alimentare. Nel 2023 c'è stata una crescita delle persone che non hanno accesso a pasti completi. In particolare sono circa 5 milioni gli italiani che non hanno potuto permettersi un pasto completo ogni due giorni. Si tratta dell'8% della popolazione over 16 anni. Ci sono poi altri 3 milioni di persone circa, il 6% degli over 16, che non possono permettersi di mangiare fuori casa almeno una volta al mese. Già che ci siamo, parliamo di malnutrizione infantile e a questo punto il discorso diventa mondiale. Nel 2023 nel mondo le bambine e i bambini nati in condizioni di fame sono stati più di 17 milioni. Un quinto in più rispetto al 2013. Per sensibilizzare il pubblico sulla condizione della fame nel mondo, alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, Save the Children lancia la campagna «La fame mangia i bambini». Che significa? Afferma Save the Children che ogni due secondi al mondo nasce un bambino destinato alla fame. E dice ancora, quando un bambino non ha nulla da mangiare, è la fame a mangiare il suo mondo, prosciuga ogni energia, spegne ogni curiosità, impedisce l'apprendimento e ferma la voglia di giocare. Se possiamo, aiutiamo Save the Children.
E parliamo di benessere animale, in questo caso dei suini. L'associazione Essere Animali lancia il nuovo dossier Aziende sotto osservazione, eccolo qua, sto porcellino, che analizza gli impegni sul benessere animale di 8 aziende produttrici, le più importanti aziende italiane produttrici di salumi. Ne risulta che le aziende italiane che producono i salumi si impegnano ancora poco in tema di benessere degli animali utilizzati per confezionare i loro prodotti. Promossa a pieni voti solo a Fumagalli, che resta l'unica azienda ad avere un impegno su tutta la filiera. Brava Fumagalli. Nei giorni 17 e 18, oggi è 17 appunto, oggi e domani, si tiene ad Ancona la 22esima edizione della sessione programmatica del CNCU, Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale. Il tema di quest'anno sarà il diritto universale alla salute globale, le proposte dei consumatori al G7 Salute. Speriamo bene. E parliamo di Federconsumatori, la quale Federconsumatori aderisce alla manifestazione del 19 ottobre, che è stata promossa dalle categorie del pubblico impiego per rivendicare cure accessibili a tutti questa volta, senza discriminazioni né di territorio né di stato economico. Secondo Feder, il progressivo incremento delle povertà registrato dall'Istat, unito all'invecchiamento della popolazione, imporrebbero un'attenzione forte del governo sui temi della salute, a partire dal primo accesso alle cure. Sappiamo che sono stati destinati altri 4 miliardi, vediamo. Inquinamento atmosferico. Dal Consiglio europeo arriva il via libera definitivo alle nuove norme europee sulla qualità dell'aria. Con le nuove regole ci sarà anche la possibilità dell'accesso alla giustizia e il diritto al risarcimento da parte dei cittadini che vengano danneggiati dall'inquinamento atmosferico e dal mancato rispetto delle norme sulla qualità dell'aria. E parliamo di inflazione, in particolare in Germania vediamo che cosa succede, la locomotiva d'Europa, speriamo ancora che non continui a calare. Qui c'è ancora un segno che dimostra la flessione della produzione. Vediamo, a settembre in Germania i prezzi di vendita all'ingrosso sono stati inferiori dell'1,6% rispetto allo stesso mese del 2023. Ad agosto, peraltro, il tasso di variazione annuale era del -1,1%, quindi tutto in flessione, mentre a luglio del -0,1%. Come riferisce l'Ufficio Federale di Statistica, inoltre, a settembre i prezzi all'ingrosso sono diminuiti dello 0,3 rispetto al mese precedente. Ora questo sappiamo che per i consumatori è un fatto positivo, però potrebbe dare segnale di perdita di produttività e quindi di recessione. Il motivo principale è stato in questo caso il calo dei prezzi all'ingrosso dei prodotti petroliferi. Calo del prezzo agli ingrossi dei prodotti petroliferi che, come vediamo fra un attimo, ha riguardato anche l'Italia, però in un contesto appena differente. A settembre l'inflazione in Italia rallenta a +0,7%, quindi qui c'è un po' di inflazione abbastanza basso. È il livello più basso dall'inizio dell'anno. In controtendenza, e quindi l'inflazione sarebbe stata ancora più bassa senza questo dato, gli alimentari crescono del +1,2%, con il carrello della spesa che sale al +1%. Continua l'aumento degli alimentari che avevano già accumulato circa un aumento del 20% negli ultimi 2 anni e adesso continuano a salire lentamente, ma continuano a salire. Si dirà colpa di cattivo tempo, delle inondazioni, della siccità, però per ogni aumento abbiamo una giustificazione. Con questo per questa settimana è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento la settimana entrante. Ciao!